Eccoci, buonasera, buonasera a tutti da Lorenzo Cavalieri, benvenuti a questa diretta social di Sparring. È un piacere salutarvi, spero che potremo trascorrere insieme un'ora bella, utile, interessante parlando dei nostri temi, lavoro e carriera. Come vedete sono in ottima compagnia, mi accompagnano due amici storici di Sparring, Annalisa Ceti, che è direttrice commerciale di Rizzoli Education, e Vito Verrastro, fondatore di Lavoradio, esperto di orientamento, un giornalista molto molto legato ai temi del lavoro. Allora, noi staremo insieme per un'ora, io saluto tutti i partecipanti a questa diretta, vi invito da subito a interagire e a commentare. Il tema è un tema che riguarda tutti noi, parliamo di chi ha voglia di mettersi in discussione, di cercare un nuovo lavoro e magari vive quella sensazione, quell'emozione di frustrazione che abbiamo vissuto tutti e che probabilmente vivremo tutti. Cerco lavoro, nessuno mi chiama, nessuno mi scrive e ho la sensazione che qualcosa non funzioni. Quindi in quest'ora ci interrogheremo sulla strategia e il metodo per cercare un nuovo lavoro. Prima di coinvolgere da subito i nostri ospiti, Annalisa e Vito, vorrei fare due precisazioni perché io ho pubblicato l'invito all'evento con questo titolo "Perché non trovo lavoro?" e giustamente qualcuno mi ha risposto in modo anche molto, come dire, rigoroso, dicendomi: "Non trovo lavoro perché le istituzioni, il sistema, le aziende, il contesto economico, le regole del mondo del lavoro." Tutto giusto, noi in quest'ora di diretta ci confronteremo non su questi temi. Questi temi assolutamente hanno il loro peso nella nostra eventuale difficoltà nel trovare un lavoro, trovare un nuovo lavoro. Ma noi possiamo concentrarci soltanto su ciò che dipende strettamente da noi, da ciascuno di noi. Quindi in quest'ora il tema è: cosa posso fare io per riuscire ad avere riscontri più concreti nel mio progetto di ricerca di un nuovo lavoro? Questa è la prima precisazione. La seconda precisazione introduttiva è la seguente. Su questi temi oggi c'è un'offerta online, oceanica di contenuti. Quello che io vedo nella mia esperienza di consulente di carriera, noi Sparring facciamo formazione manageriale, coaching, coaching di carriera, è che c'è un grande interesse per il trucchetto, per, diciamo così, quel suggerimento per il curriculum, per far funzionare bene il profilo LinkedIn, per gestire al meglio la domanda, del colloquio di lavoro. Ancora una volta, magari sì, condivideremo anche dei tips, dei trucchi, ma il contesto in cui mi vorrei muovere in quest'ora di diretta è: proviamo a, come dire, considerare il progetto di ricerca di un nuovo lavoro come un momento in cui ci mettiamo in discussione personalmente. Io incontro le persone, fino a quando condividiamo il trucco per il curriculum o per LinkedIn, le persone sono molto collaborative. Poi, quando cominciamo ad arrivare al dunque, cioè devi metterti in discussione, devi fare delle scelte esistenziali, devi essere proattivo, deciso, devi sostanzialmente cambiare, allora ci sono delle resistenze. Io vorrei toccare questo tema più profondo, un tema più strategico. Bene, fatte queste premesse, intanto saluto gli amici che cominciano a scrivere, Massimiliano, Mattia, avremo modo magari di interagire più avanti con i vostri commenti e le vostre domande. Io vorrei coinvolgere da subito Annalisa. Annalisa Ceti, come vi dicevo, direttrice commerciale di Rizzoli Education, è una persona che ha fatto, diciamo così, una bellissima carriera, anche, mi consentimi Annalisa, bruciando le tappe, e ha attraversato importanti organizzazioni e multinazionali e nel suo ruolo ha avuto l'opportunità di portare avanti moltissimi progetti di ricerca del personale. E quindi ha interagito sia in fase di colloquio di lavoro che di
scambio di mail, scambio sui social, con tantissimi candidati. Allora, Annalisa, la prima domanda, la più semplice, ma anche forse la più difficile, perché come sempre le domande semplici sono insidiose. Quali sono gli errori in cui non si deve cadere quando si è sul mercato, quando si affronta un progetto di ricerca di un nuovo lavoro? Cos'è che avresti voluto dire a tante persone che hai incontrato, che si sono candidate, che si sono proposte, ma che davvero non erano efficaci? Prego, Annalisa. Grazie, grazie Lorenzo. Beh, quello che avrei voluto dire loro è che magari qualche anno fa era un suggerimento, secondo la mia esperienza, adesso probabilmente è qualcosa di molto importante e necessario, vista l'evoluzione che il mercato del lavoro, il mercato delle aziende sta vivendo, un'evoluzione fatta di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, di macchine. Ecco, il suggerimento più caldo che do a tutti è lavorare moltissimo sull'empatia e cercare di capire cosa significa questo. In primis, un colloquio di lavoro, un contatto con un possibile recruiter è sempre una relazione tra due persone. E quindi gestire bene e positivamente questa relazione è un passaggio indispensabile per poter avere un percorso anche di successo nella ricerca del lavoro. Empatia, se vogliamo dare una traduzione molto semplice, significa mettersi nei panni degli altri. Ecco, in questi anni io ho trovato poche persone che hanno pensato di mettersi nei miei panni, di chi doveva sceglierli e quindi farsi trovare, ad esempio, preparati sull'azienda che li ha cercati. A volte ho trovato candidati che avevano fatto anche lunghi chilometri per arrivare in sede, ma non sapevano né pronunciare il nome dell'azienda quando era multinazionale e né sapevano bene di che cosa si occupava. E questo non rende già più difficile decidere e stabilire. E poi alla domanda che faccio sempre, una domanda molto semplice: ho tanti candidati per questa posizione, dammi un motivo per cui devo scegliere proprio te. E davanti a questa risposta la maggior parte delle persone rimane abbastanza impreparata. Io mi riferisco a figure anche di livello, di persone che hanno fatto percorsi professionali alti. Allora, per dirla come dici tu, diamoci anche un suggerimento. Chi è in cerca di lavoro, magari si può consultare uno dei tantissimi libri manuali che per i recruiter, dove a noi che dobbiamo cercare persone ci vengono dati dei suggerimenti. Leggeteli, perché così sapete che cosa succede, che cosa vi chiediamo. E oggi acquisire informazioni su come fare bene un colloquio o acquisire informazioni sull'azienda che vi ha chiamato o l'azienda che vi interessa è molto anche facile grazie a tutta la disponibilità di Certo. informazioni che anche il mondo digitale, il mondo social ci offre. Grazie Annalisa. Grazie Annalisa. Mi sembra che diciamo, il suggerimento sia un suggerimento di apparente buon senso, ma ti do una conferma assoluta sul fatto che questi suggerimenti, come dire, semplici, di buon senso, purtroppo non trovano una conferma nei comportamenti che anche io vedo da anni ormai. Per cui c'è un atteggiamento passivo, confuso, disorientato, che qualche volta, diciamo così, forse non consideriamo tutto, non consideriamo quanto sia difficile arrivare a giocarsi un'opportunità. Poi quando ce la giochiamo incredibilmente ci mostriamo passivi, disorientati. Qualche volta lo segnalava per esempio Maria Assunta in un commento appena fatto, paradossalmente ci troviamo di fronte a delle persone disperate perché cercano un nuovo lavoro, ma poi all'atto pratico si dimostrano demotivati. Forse anche c'è anche un tema di gestione emotiva. Io vorrei coinvolgere, ringraziando Annalisa e ringraziando per il suo commento Maria Assunta, anche Marco aveva puntualizzato un aspetto importante, perché bisogna concentrarsi su noi stessi e lasciar perdere qualche volta il contesto, perché l'energia che muove il mondo è la nostra.
Voglio chiedere a Vito di aiutarmi, perché io da anni faccio questa battaglia, cerco di spiegare alle persone che cercare lavoro non significa compulsare degli annunci di lavoro. Faccio spesso riferimento alla metafora dell'annuncio immobiliare, io cerco casa, cosa faccio? Vado a battere le agenzie immobiliari, vado sulle piattaforme online per cercare gli annunci immobiliari, lo stesso per il lavoro. Ma non è efficace, ma non è efficace, oltre che a generare quell'effetto frustrazione da cui siamo partiti, certamente va fatto, quindi tutti noi dobbiamo diventare campioni mondiali di consultazione degli annunci, ma se cercare lavoro significa consultare annunci, allora mi permetto di essere un po' provocatorio, siamo messi male. Vito, mi aiuti a spiegare perché cercare lavoro solo attraverso la dinamica degli annunci non funziona? Molto volentieri, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito. Sono sempre felicissimo quando c'è Lorenzo e oggi che conosco Annalisa come altra grande professionista di confrontarmi con voi e di provare a dare a noi stessi, a fare a noi stessi delle domande che poi sono utili anche per gli altri, per provare a generare valore. È un contesto che dà poche risposte certe, ma di certo non possiamo smettere di continuare a farci domande. E quindi questa che mi stai ponendo è una domanda sicuramente importante. Un minuto di premessa, torno rispetto a quello che dicevate prima anche con i commenti che sono arrivati. Spesso arrivano messaggi fortemente negativi. Io quando entro online o offline dal vivo nelle classi delle superiori o nelle università e pongo la classica domanda, ragazzi, c'è lavoro o non c'è lavoro? All'unanimità. Tutti mi dicono non c'è lavoro. E questa è una distorsione che se non iniziamo a confutare o a mettere in dubbio e a ragionare con dati, con tutto quello che sappiamo, che noi conosciamo rispetto alle opportunità, purtroppo non si esce da una resa preventiva, da una frustrazione e dalla mancanza di automotivazione che veniva evidenziata dal commento che ci hai fatto vedere. È molto questione legata a quello che avvertiamo, no? A quello che ci viene raccontato e ci sta avvenendo, continuano a raccontarci ancora un futuro che non c'è, un lavoro che non c'è. Dobbiamo iniziare invece a martellare, tra virgolette, in modo benevolo, soprattutto i giovani, ma non solo, perché è una battaglia che riguarda tutti noi. Certo, Vito, se posso ti interrompo Sì. brutalmente. Tu hai parlato dei giovani, tu sei un esperto di orientamento, lavori molto con i giovani, ma anche non con i giovani. E io faccio lo stesso, mi capita di lavorare col 25enne e col 60enne. E purtroppo è assolutamente intergenerazionale questo tipo di approccio che non funziona. Quindi purtroppo, diciamo, dobbiamo impegnarci ancora di più perché attraversa le generazioni. Assolutamente sì. Se non facciamo questo cambio di focus che poi potrebbe provocare e dovrebbe provocare un cambio di mindset rispetto alle opportunità, non ci schioderemo dal problema principale che è: ma se non c'è lavoro, io che cosa mi impegno a fare? Che cosa devo fare? Perché poi se non funziona nulla, come dicevi tu in apertura, se lo Stato non funziona, se la regione o il comune non funziona e tutto intorno a me non funziona, io che cosa mi impegno a fare? Questo è un po' quello che entra nelle teste di giovani e meno giovani, purtroppo in modo errato. Venendo alla tua domanda, velocemente, per non rubare poi troppo tempo e troppo spazio anche a voi e ai commenti, chiaramente. Cosa c'è oltre agli annunci? C'è un mondo, c'è un oceano blu, come solitamente lo definiamo, mentre il mondo degli annunci è un mondo che purtroppo, come dire, mette tanti nelle condizioni di essere tutti ad uno stesso potenziale blocco di partenza nel rispondere all'annuncio, ma poi in posizione passiva nell'attesa che qualcuno forse legga l'annuncio. Forse mi risponda, forse mi crei l'opportunità di un colloquio. Al di fuori di questo schema classico, tradizionale, c'è un mondo bellissimo, fantastico, meraviglioso, che però mette sulle nostre spalle la responsabilità di una ricerca attiva del lavoro. In una metafora è come se
chi risponde agli annunci uscisse ogni tanto con il retino per andare a caccia di farfalle o con il metal detector sulla spiaggia, come ne vediamo tanti, in attesa di trovare qualcosa, mentre chi è dall'altra parte prova a curare il proprio giardino. Sembra controintuitivo, no? Chi esce a caccia di farfalle sembra che abbia un atteggiamento dinamico, chi resta a curare il proprio giardino sembra che invece sia statico. E dobbiamo rovesciare lo sguardo anche qui e invece considerare che curare il proprio giardino significa esattamente farsi trovare dal lavoro, non andare a cercare il lavoro, ma farsi trovare, attirare il lavoro, che oggi è una strategia che paga, non è facilissima, non è semplicissima, ci vuole del tempo, però è tutto ciò che impatta sul tema personal branding, cioè come mettiamo in evidenza i nostri punti di forza, come facciamo networking con gli altri, poi ci torneremo anche sul networking in particolare, come evidenziamo tutti quelli che sono i nostri punti di forza, però per farlo dobbiamo essere abituati, come diceva Annalisa, a farci delle domande, a scavarci dentro e a capire noi dentro che cosa, quali sono i valori che ci guidano, qual è il valore che io voglio generare per gli altri, quale cause mi spostano la mia attenzione e il mio interesse. Tutto quello dà un valore maggiore a quello che noi siamo e che oggi rispetto alla nostra generazione possiamo mostrare facilmente, gratis e con un click attraverso i social, attraverso la rete, attraverso i mezzi che solitamente abbiamo ma non sempre utilizziamo come dovremmo. Tutto questo è un oceano blu fantastico in cui purtroppo non tantissime persone vogliono avventurarsi. Si preferisce ancora lo schema classico. Esattamente, esattamente. Qui infatti è arrivato un commento da Mattia che dice: iscrivetevi a LinkedIn e non fate CV europei. È un po' il CV europeo è la metafora in qualche modo di una sorta di standardizzazione. LinkedIn sarebbe invece, credo, dalle parole di Mattia, la metafora di una costruzione di un'identità. Allora, se posso, come dire, commentare le parole di Vito, mi viene da dire questo: è sempre più importante lavorare sulla definizione della nostra identità professionale. Definisco la mia identità, quell'identità professionale diventa un progetto, porto sul mercato quel progetto, non aspetto che arrivi l'annuncio perfetto, perché l'annuncio perfetto purtroppo, come sapete, non arriva. Sono pochi fortunati coloro i quali hanno un curriculum, diciamo così, così performante, così perfetto da poter calzare perfettamente rispetto ad un annuncio. Per tutti gli altri, la stragrande maggioranza delle persone, la nostra storia è così speciale, così unica, che definisce un'identità professionale. Noi dobbiamo essere così bravi da scolpire quell'identità e poi portarla sul mercato, con il curriculum, con LinkedIn, con un'attività di networking, di cui poi parleremo, anche con un'attività di contatto diretto. Bisognerà andare a cercarsi sul mercato dei potenziali interlocutori a cui dire: questo è il mio progetto, e il mio progetto non è altro che la mia identità professionale. Su questo tema mi permetto di mettere un po' a valor comune un po' l'esperienza degli ultimi anni da consulente di carriera. Faccio una fatica enorme nel costringere, tra virgolette, le persone a tagliar via qualcosa dal proprio profilo professionale. Cioè, l'atteggiamento è: più cose ho da mettere, tra virgolette, in vendita. Ho fatto del marketing, ma ho fatto anche un po' di finance, però ho fatto anche un po' di attività di logistica, però credo di avere una vocazione per le risorse umane, ho fatto anche un corso in quell'altro tema lì. Quindi c'è questo impulso ancora molto forte a arricchire, laddove invece il lavoro raffinato è un lavoro di sottrazione. Io ho grandissima difficoltà nello spiegare questo a tante persone che mi dicono: ma questa è una parte importante della mia vita, perché non posso considerarla? Il tema, la mia risposta è: guarda che se tu racconti 5 cose diverse, il progetto diventa un progetto confuso, la tua identità è un'identità confusa, non si capisce, non si coglie il motivo per cui tu dovresti e potresti portare valore aggiunto a quel determinato datore di lavoro. Per cui, se posso, una delle cose che mi piacerebbe restasse di questa diretta è:
ve lo diranno tanti consulenti di carriera, probabilmente tutti, e vi diranno tutti la stessa cosa. Provate a fare un lavoro di sottrazione, già adesso, oggi, partendo dal vostro curriculum o dal vostro profilo LinkedIn, provate a togliere qualcosa, provate a togliere una competenza o magari addirittura a togliere un'esperienza, date più forza al vostro progetto. Io in questo momento mi candido ad essere quella cosa lì, voglio essere soltanto quella cosa lì. Quindi metto in vetrina soltanto quella cosa lì, per farla percepire come più forte, come più speciale agli occhi di chi mi deve assumere. Bene, io prego, prego. Mi dai uno spunto molto interessante per condividere con chi ci sta ascoltando un'osservazione che da tanto tempo faccio, guardando non solo le persone che si candidano, giovani, meno giovani, ma anche le persone poi che lavorano. Noi ci portiamo probabilmente dietro un retaggio che abbiamo costruito nel mondo della scuola, sai che poi è un mondo che insomma ci lavoro molto vicino, dove soprattutto prima devo dire si veniva valutati positivamente se tu sapevi tante cose. Cioè, il voto alto dove arrivava? Arrivava quando raccontavi la lezione nella sua complessità, nella sua dovizia di particolari, no? Il cosiddetto nozionismo, diciamo così. Esatto. Però questo approccio, che poi rimane per chi prosegue anche negli studi, quando si va a fare l'esame all'università, di raccontare tutto quello che so per dimostrare che io so, ecco, questo è un suggerimento veramente sentito. Abbandoniamo questo approccio, ma non solo nel reclutamento, ma anche quando lavoriamo, anche perché oggi nel lavorare nelle aziende in particolare, frequentemente ci si trova anche nell'occasione di parlare verso gli altri, di parlare in pubblico, di tenere una piccola riunione, e questa sindrome di voler raccontare tutto quello che si sa, ecco, è antitetica alla comunicazione. Noi dobbiamo comunicare, e per comunicare ci dobbiamo mettere in sintonia con l'altro e dire quello che serve in quel momento, non dover per forza ogni volta dimostrare che sappiamo tutto. Ci sarà tempo per fare, però dobbiamo essere molto efficaci, come dici tu, selezionare e mandare un messaggio. Tante cose disperdono il messaggio e quindi non riusciamo ad essere incisivi, sia se cerchiamo lavoro, sia se stiamo lavorando. Assolutamente, assolutamente. C'è l'idea che più cose si dicono, più, diciamo così, più opportunità ci sono. In realtà è il contrario. Bisogna andare per sottrazione e tutto ciò ovviamente presuppone, in un progetto di ricerca di un nuovo lavoro, rinunciare a qualcosa. Cioè, io potrei fare il ruolo A, il ruolo B e il ruolo C. E no, non funziona. Definisci la tua scommessa professionale sulla base della tua identità. Lì c'è un lavoro di introspezione, c'è un lavoro di valutazione delle competenze, delle aspirazioni, che è tipico di chi fa il mio mestiere, non di chi fa la consulenza di carriera. Ci si confronta proprio per quello, per andare a vedere quel qualcosa di speciale su cui ciascuno di noi vuole fare una scommessa. Annalisa, io su questo mi interrompo perché ho avuto una sollecitazione adesso da chi ci sta ascoltando, ed è una sollecitazione che in realtà è un po' in contraddizione con quanto dicevo prima, cioè non parliamo di sistema, non parliamo di funzionamento del mercato del lavoro, non parliamo di, però su un tema sono molto sensibile, che è quello del lavoro al femminile. Allora vorrei coinvolgerti, perché la tua presenza è importante, in quanto che tu sei cresciuta professionalmente in un ruolo, permettimi di dire, molto maschile, no? E di solito il responsabile delle vendite in azienda, il direttore commerciale, la persona che coordina la rete di vendita, di solito in Italia, ma non solo, è una figura maschile. Allora sono stato sollecitato su questo tema del lavoro al femminile. Le statistiche direbbero che oggettivamente e forse incredibilmente, anzi senza forse, in Italia esiste un tema importante di minori opportunità al femminile ancora nel mondo del lavoro. Siamo nel 2021, ma le statistiche direbbero questo. Ci racconti
cosa hai fatto per, diciamo così, rompere questo pregiudizio tu personalmente, e vogliamo dare anche qualche suggerimento a qualche ragazza, a qualche professionista, a qualche donna che a un certo punto si dice: forse non trovo lavoro perché sono donna. Prego, Annalisa. Allora, mi piacerebbe dire che non è così, che non trovo lavoro perché sono donna, tuttavia, se vogliamo completare il tuo racconto con qualche dato, i dati sono veramente tragici, agghiaccianti, nel senso che nel primo lockdown, come sappiamo, si legge, insomma, sono informazioni abbastanza diffuse, sono stati persi 400.000 posti di lavoro. Il 70% di questi posti riguardano le donne. E tra le dimissioni volontarie che sono state registrate, questi sono dati Istat, negli ultimi 12 mesi, anche qui il 73% è stato promosso da donne, che generalmente in media una donna su quattro alla nascita del primo figlio lascia il lavoro. Qui si innescano tutta una serie di tematiche che abbiamo detto oggi vogliamo lasciare da parte sull'accudimento, lo smart working ha messo in evidenza in maniera molto decisa, per fortuna, il tema della concentrazione, quasi il 95% dell'accudimento di figli o genitori anziani è sulle spalle delle donne. E quindi c'è un tema di riforme sociali profonde che hanno solo in parte trovato rappresentazione nel recente PNRR. Quindi, detto questo, lo scenario fuori si sta cambiando, ce ne vuole ancora, per cui ritorniamo un attimo a noi, dobbiamo un po' puntare su noi stesse. Tu mi hai chiesto tu che cosa hai fatto? Allora, io non lo sapevo al tempo, ma mi sono laureata in una cosiddetta facoltà STEM, che adesso è un tema molto, molto sentito, cioè l'avvicinamento del mondo femminile nelle discipline scientifiche, matematiche, economia e ingegneria. Poi, ovviamente, ci deve essere una vocazione, però questo ce lo dobbiamo dire, niente può essere e deve essere precluso. In questo momento, tra l'altro, facoltà come queste sono particolarmente abilitanti alle nuove professioni che si stanno utilizzando sul mondo del lavoro, quindi sicuramente un primo tema che mi ha avvantaggiato è stato l'indirizzo degli studi intrapreso. Io però devo dire che il vero segreto è la determinazione e la grande voglia di lavorare e di mettersi in discussione ogni giorno, senza soffermarsi nemmeno un attimo sul tema della differenza di genere. Differenza di genere che è stata sottolineata tante volte. Soprattutto 15 anni fa, 20 anni fa, c'erano contesti molto diversi. Oggi nelle aziende gli uomini non si possono permettere le battute che ci sentivamo fare noi quando eravamo anche più giovani 15 o 20 anni fa. Ma se sappiamo quello che vogliamo, ci concentriamo sul nostro lavoro, sul nostro obiettivo, alleniamo le nostre competenze, soprattutto una, la competenza della negoziazione. Noi donne dobbiamo essere molto più brave, molto più determinate, anche di quando siamo di fronte a qualcuno che ci sta offrendo un'opportunità di carriera, un'opportunità di lavoro, di essere molto consapevoli delle nostre capacità, motivate e negoziare. Perché il gender gap pay è sicuramente un tema legato a una cultura che negli anni si è stratificata. Ma adesso abbiamo le armi per poterci lavorare. Dobbiamo saper negoziare, saper chiedere di più, saper valorizzare anche attraverso un percorso di carriera, sia di posizione ma anche economica, i nostri obiettivi e i nostri risultati. Quindi alleniamoci a negoziare, a rappresentare il nostro lavoro. È molto bella questa suggestione sulla negoziazione, che poi è una delle soft skills oggi più richieste nel mondo del lavoro. Non si tratta soltanto di saper negoziare bene l'ingresso in una posizione professionale, si tratta poi di gestire la quotidianità. Oggi abbiamo dei lavori che
che sono dei lavori dove facciamo la differenza con le nostre competenze comunicative e negoziali, per cui sono molto d'accordo con te che la negoziazione, a prescindere poi a questo punto ne facciamo un tema trasversale rispetto al tema lavoro femminile, la negoziazione è una competenza assolutamente richiesta e particolarmente preziosa in questo mercato del lavoro. Io dovevo semplicemente, grazie ancora Annalisa, hai detto delle parole di bellissima speranza. Io istintivamente ho pensato a mia figlia e il tuo suggerimento anche sul percorso di studi lo coglierò senz'altro. Volevo salutare Massimiliano che ci faceva questo commento rispetto alla riflessione che facevamo prima anche con Vito. Dice Massimiliano, credo che la parte più difficile sia decidere chi sei e cosa vorresti essere. È proprio così, Massimiliano, nel senso che cercare un nuovo lavoro, approfitto di questo tuo commento, cercare un nuovo lavoro significa forse per un attimo, come dire, prendersi una vera pausa di riflessione in cui fare una vera attività di introspezione. E altro suggerimento che do sulla base della mia esperienza, spesso in famiglia non abbiamo i migliori consiglieri. Il migliore consigliere, vabbè, ovviamente faccio uno spot personale, è un professionista, ma non necessariamente, può essere anche un amico, un collega, un ex collega, un esperto del settore in cui vogliamo operare. Il familiare, quando condividi, per esempio, con un marito, con una moglie, con un figlio, con un genitore, i tuoi progetti professionali, potresti avere dei suggerimenti non proprio disinteressati. Ed è fondamentale fare una bella attività di, come dire, riflessione personale. Dove sono davvero le mie competenze? Cosa davvero mi piace fare? Dove davvero posso fare la differenza? Sicuramente bisogna anche cercare un riscontro di mercato, cioè cercare anche una collocazione, un'identità professionale che risponda alle esigenze del mercato. Però prima di tutto viene questa attività introspettiva sul dove, cosa mi dicono le mie esperienze, cosa mi dicono le mie competenze. Le mie esperienze, le mie competenze mi raccontano qualcosa di me, mi raccontano qualcosa sul prossimo passo della mia carriera. Ma E su questo, prego Vito, prego posso Vito. interromperti e mi aggancio a questo perché ho visto anche un commento precedente di Maria Assunta, credo che dicesse sarebbe importante rivolgere ai ragazzi la domanda classica: che cosa vuoi fare da grande? Il paradigma è cambiato, sta cambiando molto. Da cosa vuoi fare da grande, che ci ha assillato un po' a noi delle vecchie generazioni, a chi vuoi essere da grande, come dicevo prima, cioè che persona vuoi essere, che valori vuoi rappresentare, che tipo di persona vuoi essere e come vuoi farti percepire, perché qui cambia completamente un po' il focus, nel senso che poi la persona affidabile, la persona che è disposta a imparare, a disimparare e a reimparare, la persona leale, la persona che ha dei valori, la persona generosa. Credo che faccia comodo a tutte le organizzazioni, al di là della competenza specifica o specialistica che poi vada a maturare, ma le competenze comportamentali, umane, nostre, profonde, valoriali, sono quelle che poi noi portiamo all'interno dell'organizzazione, il saper lavorare e stare bene con gli altri, non avere spigolosità. Tutto questo nelle aziende, correggetemi voi che siete professionisti e siete da quella parte, è estremamente apprezzato. Per cui dobbiamo allenarci un po' a capire questi aspetti. Non siamo allenati a fare una serie di cose che oggi sono fondamentali nel mercato del lavoro. Chiedere feedback, come dicevi tu, Lorenzo, capire anche dagli altri che percezione abbiamo, perché Assolutamente. spesso la nostra autopercezione o è limitante o è troppo severa. O è troppo generosa, magari, e siamo difficilmente equilibrati nel giudizio su noi stessi. Verissimo. E allora tutto questo, su tutto questo, noi dobbiamo allenarci, allenarci e allenarci. Non c'è altra via per maturare delle consapevolezze che oggi spesso non abbiamo. E su questo tema del feedback, perdonami Annalisa, mi prendo 10 secondi. Io lo suggerisco, io ho parlato di introspezione, però quanto è importante in un progetto di ricerca di un nuovo lavoro
fissare quelli che io chiamo caffè di approfondimento con vecchi compagni di studio, vecchi colleghi, persone che abbiamo conosciuto nella nostra attività professionale, fare dei, io li chiamo caffè di approfondimento. Cosa sono? Dei momenti in cui noi andiamo a raccogliere dei feedback su come veniamo percepiti dagli altri, perché gli altri ce lo raccontano come possiamo valorizzarci e dove possiamo indirizzarci. Bisogna andarselo a prendere questo feedback. Perdonami Annalisa, ti ho interrotto, prego, volevi aggiungere qualcosa, mi pare. Sì, mi riallaccio al primo tema che probabilmente sottolineerò ancora più volte, che è il valore dell'empatia, perché anche in questo percorso di autoconsapevolezza l'empatia e quindi anche la capacità di ascolto è molto importante, perché se noi siamo molto chiusi e molto resistenti e il nostro compagno di liceo o nostra figlia ci dà un feedback perché ce lo sanno dare, va ascoltato, poi non vogliamo dargli soddisfazione e dire grazie, ok, ci sta, però alleniamo la nostra capacità di ascolto perché il feedback arriva dappertutto. È chiaro che dobbiamo allenare e frequentare il cosiddetto network, che può significare tante cose. E poi per andare a cercare, per andare a costruire la nostra strada, non è che a un certo punto ci arriva l'illuminazione da qualche fonte divina, dobbiamo un po' studiare, comprare ogni tanto una rivista specializzata per un ambito che ci interessa. Poi oggi online abbiamo tantissime informazioni e studiando e informando e trovando connessioni con persone che gravitano nello stesso ambiente, ma pian piano si possono creare delle relazioni positive, fino ad arrivare poi alla costruzione di un curriculum, come dire, autoricercato, come dire, autoparlante. Però parliamo di cose più concrete, quindi indirizziamo la nostra scelta e, se posso permettermi, non confondiamo la passione con il talento. Noi possiamo, perché spesso ci facciamo guidare dalla passione, ma magari siamo negati in quella cosa lì. Anche a me Certo. piace la danza, ma non è la il mio, non ci avrei fatto carriera, ecco. Quindi cerchiamo di capire quali sono i nostri talenti e non confondiamoli con le nostre passioni. Poi, se coincidono, siamo fortunatissimi. Se coincidono abbiamo fatto bingo, è sempre il feedback degli altri, è sempre il feedback degli altri che ci dice quando passione e talento non coincidono e allora dobbiamo trovare delle vie, diciamo così, di ottimizzazione, di cui magari parliamo fra qualche minuto. Io volevo commentare brevemente queste parole di Adriana che ci scrive sostanzialmente alcuni colleghi più grandi, alcune persone, Adriana giovane, ci dice che alcuni colleghi più grandi hanno avuto dei buoni riscontri in un approccio propositivo, proattivo, andandosi proprio a cercare le opportunità quasi con un atteggiamento, diciamo così, da busso alla tua porta. Allora, su questo mi sento di dire che ovviamente c'è modo e modo di fare le cose. Oggi noi abbiamo una piattaforma informativa, sicuramente LinkedIn, ma in generale il web è una fonte sterminata di informazioni che ci possono mettere in contatto con persone che potrebbero avere bisogno di noi. Quindi io faccio una riflessione sulla mia identità professionale e mi chiedo chi potrebbe aver bisogno di una figura professionale come me. Oggi noi siamo in grado di poter bussare a quella porta. Ma non bussare a quella porta con una mail con in oggetto autocandidatura, buongiorno signor Pierino, mi piacerebbe moltissimo lavorare nella vostra azienda. Io ricevo molti curriculum di questo tipo. Buongiorno, sto cercando lavoro, in allegato trova il mio curriculum, potrei ricoprire questi ruoli. Mi verrebbe voglia di dire a queste persone, avete sbagliato destinatario. Perché se aveste studiato la mia posizione, avreste capito che io non ho bisogno di professionalità come la vostra. Se posso lanciarmi in un suggerimento secco, il destinatario è il tuo potenziale capo domani. Spesso si dice, io che faccio? Trovo su LinkedIn il direttore del personale o il responsabile del recruiting e lo bombardo di curriculum. È molto più efficace andare a cercarsi la figura professionale che in quell'organigramma di quell'azienda potrebbe diventare il tuo capo e poi scriverli non presentando una candidatura,
al limite potremmo anche evitare di mandare un curriculum, ma presentando un progetto. Buongiorno, so che ti occupi di questo, so che il tuo team fa questo, nella mia identità professionale c'è questo aspetto, credo che ti potrebbe essere utile, se ti interessa parliamone. Questo è l'approccio proattivo giusto per rispondere ad Adriana, mentre invece lo spamming, il lancio di curriculum, ovviamente non ci aiuta, come sapete, vengono cestinati all'istante. Grazie Adriana. Io sono molto contento di poter coinvolgere Vito su un altro grande tema quando si parla di strategia e metodo di ricerca di un nuovo lavoro, il tema del networking. Non abbiamo moltissimo tempo, Vito, tu sei dal mio punto di vista un maestro, un campione di networking. Ci dai qualche suggerimento, su qualche indicazione su come fare bene network? Perché oggi, lo sappiamo tutti, viviamo nell'epoca del network. Fare bene network significa moltiplicare le opportunità di carriera. Aiutaci. Sì, io non mi ritengo un campione, una cintura nera, ma uno che sperimenta, che poi sulla scorta appunto dei feedback, di quello che viene fuori, matura delle esperienze. Io sono diventato amico di Lorenzo dopo aver letto il suo fantastico libro Il lavoro non è un posto, avergli scritto una mail di complimenti e poi averlo invitato ad un'intervista al mio podcast. Questo è una maniera, come dire, che per me è stata spontanea, semplice, ma anche efficace di generare una nuova relazione con Lorenzo. Poi siamo diventati amici e magari fra un po' faremo dei progetti di lavoro insieme. Tutto questo per dire che le opportunità che oggi abbiamo a disposizione sono sterminate e infinite. Riprendo ancora però sempre e punto sempre, metto sempre l'accento su un discorso. Anche qui fare networking non è attirare utilitaristicamente delle attenzioni su di sé, e più che altro generare valore per gli altri. Io quando ho chiesto a Lorenzo di poter raccontare il libro all'interno del mio podcast era per regalargli anche una piccola altra vetrina per raccontare questo libro che mi era piaciuto tantissimo. Quindi io ho dato prima di chiedere eventualmente, bisogna dare, bisogna generare valore anche in questo caso. Le opportunità sono infinite, dall'associazione di volontariato che è sotto casa nostra e che non conosciamo proprio, ci passiamo davanti magari decine di volte al giorno ignorando che cosa stanno facendo, ai social, soprattutto LinkedIn, appunto, che è diciamo, il network, il social professionale per antonomasia, e dentro cui dovremmo andare in qualche modo a generare valore, a interloquire con quelli che potrebbero poi essere i nostri colleghi, partner, clienti o fornitori un giorno, ma sempre con l'ottica di dare qualcosa. Un piccolo consiglio: magari posso avere una metodologia di lavoro che mi dice ogni settimana, ogni 10 giorni vado ad interloquire con persone che possono interessarmi, faccio delle domande, interagisco con loro. Se io ho un blog in cui racconto delle mie passioni, un settore che è particolarmente caro e mi appassiona e sono sempre sul pezzo, vado in qualche modo poi a generare network collegandomi con i guru di quel settore. Mentre molte volte ci blocchiamo dicendo: ma guarda, forse figurati se Lorenzo avrà modo e tempo di rispondere a me. Esattamente tutto il contrario, ci sono là fuori, in quell'oceano blu, tantissime persone disponibilissime, anzi felicissime, di interagire con noi, anche se non siamo esperti, anche se siamo giovani, perché c'è una voglia dall'altra parte di fare mentoring, di consigliare, di aiutare, che è tantissima, è enorme. E quindi io consiglio sempre di farlo quel passo. Male che vada, abbiamo perso 2 o 3 minuti per mandare una mail o un messaggio su LinkedIn, ma bene che vada, abbiamo conosciuto una persona di valore con cui sicuramente generare un rapporto anche solido, robusto, che ci avrà dato dei consigli o che comunque ci avrà incoraggiato a proseguire sulla strada che stiamo percorrendo. Tutto qui, poi alla fine si tratta veramente di pochissime cose, anche in questo caso difficili da trasmettere, soprattutto ai ragazzi. Io quando vado nelle scuole, nelle università,
faccio sempre questo, metto sempre questo accento, ma ho pochi riscontri. C'è un'autosabotazione di noi stessi nel non interagire con gli altri, perché si pensa che dall'altra parte ci siano i muri, invece sono ponti enormi. Ultimissima cosa, io agisco in network come IDP, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, o Federmanager, ma noi saremmo felicissimi di avere giovani che interagiscano con noi, e invece facciamo veramente fatica a trovare interazioni di questo tipo. Essere in quei network anche da giovani, anche quando si è sui banchi di scuola, significa entrare in contatto con quelli che in futuro saranno dall'altra parte. Te li ritroverai come recruiter, come HR manager, come persone che all'interno di un'azienda ti possono dare tantissimi consigli utili. Quindi fate, buttatevi, ve lo dice un introverso, uno che insomma non è proprio nato facendo il networker, ma oggi è una delle cose che mi piace di più. Grazie Vito, commento dicendo una cosa, che ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, cioè se l'idea è io lancio un curriculum perché entro 3 mesi devo trovare lavoro e quindi lo mando a chi mi può assumere, questo atteggiamento non paga. La costruzione del network è una semina, ci vuole del tempo, le opportunità poi magari arrivano tutte insieme, magari non ci vorranno 3 mesi, ci vorranno 6 mesi, 9 mesi, 1 anno. Questo è un altro aspetto su cui io lavoro molto quando facciamo i coaching di carriera, cioè su una pianificazione di progetto che prevede dei tempi rigorosamente definiti. L'ottica colpisci con un curriculum, colpisci con un messaggino LinkedIn e cerca di procurarti un colloquio, davvero non ci aiuta. Ci vuole del tempo e ci vuole anche il piacere di confrontarsi con delle persone senza spaventarle. Ti contatto perché ho piacere di parlarti di una cosa, di venire a un tuo evento, faccio un piccolo commento a quello che hai scritto oggi sui social, o ti faccio i complimenti per il libro che hai scritto, per quello che hai detto una settimana fa. Entro in contatto con te, non voglio che mi assumi, no? Perché qualche volta poi c'è questo atteggiamento, entro in contatto con te, tu mi rispondi, dopo un secondo ti lancio il mio curriculum, le persone ovviamente scappano di fronte a questo tipo di approccio. Io volevo segnalare il commento di Antonio, che ci fa i complimenti, quindi noi ti ringraziamo Antonio per i tuoi complimenti, e io a questo punto ricambio, l'ho già fatto oggi su LinkedIn, invitando chi ascolta ad andare a cercare il post di Antonio Pasquale. Oggi ha scritto un post meraviglioso da esperto del retail su quello che probabilmente succederà nel mercato retail da qui ai prossimi mesi o anni, commentando la decisione di Disney di chiudere o ridimensionare in modo drastico le proprie presenze retail nelle città italiane. Quindi un bellissimo post di Antonio che vi segnalo, perché poi Antonio in questo post dice una cosa che mi piace dire anche in questa diretta, vale a dire: conta il valore aggiunto che le persone riescono a produrre. Per cui il mercato del lavoro premia quelle persone che per passione, per competenze, per energia producono valore aggiunto, altrimenti il mercato del lavoro diciamo così, non offre più garanzie. Questo è un discorso ormai molto consolidato sul mercato, che purtroppo ha anche queste dinamiche ciniche. Volevo coinvolgere Annalisa, non abbiamo moltissimo tempo, però ci tengo molto. Uno dei mondi di opportunità sul mercato del lavoro, uno dei mondi più, diciamo così, bistrattati, dove ci sono più pregiudizi, è quello delle vendite. Abbiamo detto non concentratevi sugli annunci, però notiamo tutti che gli annunci, che le piattaforme di pubblicazione di annunci di lavoro sono piene di opportunità nel mondo sales, ma non sono ben viste. Lavoro precario, sono delle opportunità poco trasparenti, si tratta di fare un lavoro faticoso dove si tratta di rompere le scatole ai potenziali clienti, un lavoro stressante, faticoso. Annalisa, tu lavori da tanti anni nel mondo delle vendite, ci aiuti a capire
dove sono le opportunità e dove non sono le opportunità, perché ce ne sono tante nel mondo delle vendite. Certo, e riagganciandomi alla domanda che mi hai fatto all'inizio, cosa hai fatto tu per, anche per avere insomma, il percorso che ho avuto, è sicuramente aver deciso a un certo punto della mia carriera di lavorare nel mondo sales, e questo mi ha assolutamente accelerato il percorso in tutti i sensi, perché c'era un grande vuoto di competenze. Purtroppo in Italia viviamo un po' di pregiudizio intorno a questa figura professionale, anche perché non è accompagnata ad esempio da un percorso di laurea, quando invece incide sui risultati e i fatturati delle aziende tanto quanto il marketing o la gestione delle risorse umane, a volte forse anche di più. Tornando a temi più pratici, solo per raccontare e dare un inquadramento, in Italia nel mondo delle vendite lavorano 530.000 persone, quindi a chi dice un lavoro così, in realtà è abbracciato da molte persone che tra l'altro hanno una loro stabilità, e adesso vediamo perché. Per darci qualche altro numero, fuori dall'Italia, in Europa, gli addetti alle vendite sono complessivamente 3 miliardi per arrivare ai 180, sono 3 milioni per arrivare ai 180 milioni in tutto il mondo. Quindi parliamo di un contesto radicato, e tra l'altro di un'area che negli anni si è sempre mostrata estremamente anticiclica e resiliente. Questo cosa significa? Che in un momento come questo, anche fortemente colpito dalla crisi, l'area delle vendite sta in piedi e probabilmente crescerà ancora di più. Lo testimoniano ad esempio gli annunci. Nel periodo settembre-dicembre 2000, post primo lockdown, sono usciti circa 200.000 annunci per figure professionali che riguardano il mondo sales. E parlando con le tantissime aziende che si occupano di recruiting, anche i siti specializzati, è una delle figure per cui si fa più fatica a trovare personale disponibile. Ma le vendite non sono solo, e non c'è nulla da la vendita, diciamo, a domicilio di alcuni prodotti, ma oggi il mondo delle vendite offre tantissime opportunità. Pensiamo a tutti i servizi molto personalizzati che le aziende offrono ad altre aziende. Quindi lì abbiamo bisogno di ingegneri, di ex manager che riescono a organizzare dei veri e propri progetti con le aziende. Non è una vendita, è portare valore. Un'altra figura che adesso sta prendendo piede è chi farà la proposizione commerciale di tutti i materiali green nel mondo dell'edilizia, perché c'è, è un momento dove l'offerta sta cambiando, stanno arrivando sul mercato tanti prodotti nuovi e c'è bisogno di qualcuno che metta insieme domanda e offerta e spieghi, racconti in maniera consulenziale e professionale il valore aggiunto di questo prodotto. Quindi è un settore che offre tante possibilità, percorsi di carriera sicuri. Una statistica, una indagine che ha fatto l'Osservatorio del Politecnico di Milano ci dice che l'85% dei top manager oggi in Italia vengono dall'area commerciale, perché comunque ti offre tantissime possibilità. Mediamente chi abbraccia il mondo delle vendite dopo circa 5-6 anni può arrivare ad avere un reddito medio tra i 40 e i 50 mila euro. Quindi questi sono dati statistici davvero interessanti, soprattutto è notevole il fatto che tantissimi top manager provengono da un'esperienza nelle vendite, e questo è un aspetto che per esempio mi piace segnalare ai più giovani. I più giovani non sono attratti dal mondo delle vendite, sono attratti dalla prospettiva di carriera, ed è bello segnalare che uno delle strade più battute per arrivare in vetta alle organizzazioni è quello di partire o crescere con un percorso nel mondo delle vendite. Questo è molto interessante, chissà che non si svegli anche l'università da questo punto di vista. Grazie Annalisa. Un'altra delle tendenze del mondo del lavoro di oggi è l'affermazione del lavoro autonomo, del freelancing. Ci sono delle statistiche impressionanti sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che se non erro dicono che
da qui a pochi anni, insomma, un terzo dei lavoratori sarà un lavoratore autonomo. Allora c'è il lavoratore autonomo che ha una mentalità da lavoratore autonomo, il freelance che ha una mentalità da freelance, il freelance che ha una mentalità da dipendente vecchio stampo, diciamo così. Il freelance che sogna il posto fisso. Allora, Vito, ci aiuti a fare un ragionamento su questa dimensione del lavoro autonomo come prospettiva di carriera importante? Perché quando si parla di cercare un nuovo lavoro, ci si immagina un bel contratto standard, un bel contratto a tempo indeterminato, un contratto da dipendente, il direttore del personale, la firma, eccetera, eccetera. Invece un nuovo lavoro potrebbe anche essere un lavoro da freelance, le statistiche sembrano andare in questa direzione. Qual è la tua riflessione sul mondo del freelance, anche solo come mindset, come mentalità? Non so se consigliarlo o meno perché gioie e dolori si equivalgono, nel senso che è un profilo che insomma in Italia fa fatica perché effettivamente tra pressione fiscale, difficoltà burocratiche di ogni tipo non è facile. Però che dirti, io sono un freelance felice e quindi sposo la causa di chi invece supera tutte queste difficoltà e si proietta in una dimensione che secondo me asseconda quelle che sono le tendenze di un mercato che è sempre e sarà sempre più volatile, incerto, complesso e ambiguo, per cui è chiaro che mettendosi dall'altra parte, come diceva Annalisa all'inizio, nella testa dell'imprenditore è molto più facile che con tutte queste volatilità l'imprenditore voglia servirsi sempre di più di freelance, adatti ad uno scopo, ad un progetto, ad un obiettivo che lui ha nel giro di 3-6 mesi, rispetto a fare un contratto a tempo indeterminato ed assumere una persona che magari, in quel momento è necessaria, però poi dopo 6 mesi magari lui avrà bisogno di un'altra figura professionale da caricare in azienda. Dobbiamo metterci dall'altra parte per capire poi il mondo, il mercato del lavoro dove sta andando e maturare una sorta di mentalità, di mentalità da freelance. Al di là se io voglio fare, aspiro a fare il dipendente o meno, perché secondo me, tutto questo che stiamo raccontando va verso un mondo flessibile in cui l'adattabilità, in cui l'opportunità da cogliere in quel momento sarà determinante e allora mettersi nella testa del freelance significa sviluppare una serie di competenze. Anche su queste non siamo allenati per nulla. Si parlava prima in un commento iniziale di automotivazione. Beh, il freelance deve essere costantemente e continuamente automotivato. Non ci sarà nessuno a dirti: beh, dai, facciamo questa cosa, consegniamola entro quel giorno. Sei tu che ti devi svegliare ogni giorno con la motivazione tale da dire: devo cercare il mio contatto, i miei clienti, devo rispettare le scadenze, devo essere affidabile, devo avere disciplina, devo avere tenacia, devo accettare il rifiuto, perché ce ne sono tanti di rifiuti sulla nostra strada. E in qualche modo bisogna abbracciare, tra virgolette, il disagio. Ecco, sentirsi un po' a disagio, come si sente il freelance, che inevitabilmente si sente un po' funambolo sul filo, sempre, costantemente, io credo che sia una chiave interessante per maturare, decisioni, capacità di decidere, il fiuto su quale cliente scegliere e quale magari rifiutare, perché sai che questo cliente non sarà affidabile, allora dovrai corrergli dietro un anno per avere, il tuo compenso. Ci sono tantissime, skill che maturano durante il percorso e che non sono preventivabili, magari molte vengono maturate anche durante proprio l'esperienza, però c'è poi dall'altra parte una sensazione di libertà da un lato e di poter caricare sulle tue spalle il tuo successo o il tuo insuccesso che ti dà molta responsabilità, ma tantissima adrenalina. Io credo che quando l'adrenalina vinca la paura dell'incertezza o del sentirsi sfigato perché precario. A me fanno un po' ridere i freelance che si sentono precari. Se tu hai scelto di fare il freelance, hai scelto una strada rischiosa, hai scelto di fare l'imprenditore di te stesso,
ti stai assumendo il rischio, ma ti stai assumendo anche una grande opportunità, quello di decidere molto in grande percentuali quello che sarà il tuo futuro. E quindi è quello che consiglio a tutti, valutando bene i due piatti della bilancia e poi scegliendo e buttandosi, magari anche se non ci si sente prontissimi, perché nel fare il freelance non si sente mai perfettamente a proprio agio. Però, ripeto, è poi sulla strada che maturano le consapevolezze, da tutto quello che abbiamo detto, dal feedback, dal networking, dalle capacità di procurarsi il lavoro, di gestire i tempi, di gestire le finanze. È un lavoro complesso, non è da tutti, non è per tutti, però è un grandissimo maestro di vita, se vogliamo chiamarlo così, il fare anche freelance. Completavo dicendo anche per chi vuole fare carriera da dipendente, perché secondo me sì. Aggiungo una cosa al tuo elenco: l'orientamento al cliente, no? L'orientamento ai bisogni del cliente. Per un dipendente il cliente potrebbe essere il collega, no? Il cosiddetto cliente interno. Se hai una mentalità da freelance, se magari l'hai fatto, sarai più efficace anche da dipendente, perché avrai tutte quelle cose che hai detto tu: coraggio, energia, passione, automotivazione, anche orientamento al cliente, maggiore disponibilità nei confronti degli altri. Chi ha una mentalità, un approccio da freelance in azienda è merce rara, molto, molto apprezzata. Ultimissima cosa, c'è ancora la percezione che il passaggio a freelance sia irreversibile. Oggi le carriere sono molto liquide, sei dipendente, poi passi a freelance, magari ti fai 2 anni, conosci un ambito, poi trovi un lavoro da dipendente in quell'ambito. Magari su questo tema parleremo una prossima volta, perché mi piacerebbe parlare di percorsi di carriera una prossima volta. Io vi ringrazio. Prego, Annalisa. Mi collego a ciò che racconta Vito per dire che in questo anno di smart working un po' forzato siamo stati tutti un po' freelance e abbiamo dovuto allenare. Chissà, magari qualcuno si è trovato anche bene in questa dimensione di automotivazione giornaliera e non di controllo fisico di inizio Novecento del proprio lavoro quotidiano. Chissà, magari trova uno spunto per migliorare la propria qualità di vita professionale e personale. Assolutamente, è un'occasione, un'opportunità, hai detto bene Annalisa. Io poi ultima cosa, Lorenzo, in 30 secondi, sono diventato freelance, non sono nato freelance, ho lavorato da dipendente, come dicevi tu, sono diventato freelance credo negli unici 6 mesi da quando avevo 17 anni ad oggi in cui non avevo lavoro, e quindi ho maturato questa consapevolezza di non dover mai più mettere la mia vita nelle mani di un solo editore, in quel caso di una sola persona, di una sola azienda. E da lì ringrazio quel momento di pausa, di riflessione, come può essere il Covid in quest'anno, perché mi ha fatto poi svoltare rispetto ad un percorso di cui sono davvero felice e contento, con tutte le difficoltà di cui parlavo prima. Grazie Vito. Allora, io prima di concludere volevo raccontare questo messaggio di Valerio, che ringrazio molto, che dice: grazie per le vostre pillole vitali per chi ha un progetto di carriera giovane, grande l'input sulla sottrazione. Pensavo che le diverse esperienze potessero fungere da skills, ma mi sbagliavo. Ovviamente sono una risorsa le tante esperienze che hai o che avrai maturato. L'idea è di creare un progetto professionale che non è confuso, è molto preciso, e dove magari non tutte le competenze sono necessariamente importanti. Perché? Perché magari avrai deciso di focalizzarti soltanto su quel sottoinsieme di competenze, di esperienze, di sensibilità che ti possono portare a fare la differenza. Ringrazio ancora Antonio, che ha voluto commentare le parole di Annalisa sul mondo delle vendite. Antonio ci dice che purtroppo spesso la vendita è un lavoro per professionisti svolto da amatori, invece deve essere un lavoro per professionisti svolto da professionisti. Ringrazio Maria Assunta. A questo punto io vi do appuntamento a una prossima diretta su questi temi, lavoro e carriera. Abbiamo passato una bell'ora insieme. Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato e ovviamente Annalisa e Vito, che hanno messo a disposizione le loro esperienze anche personali
Credo che abbiano portato grandi spunti agli amici di Sparring. Vi ringrazio ancora, Annalisa e Vito. Vi do appuntamento alla prossima. Ovviamente vi inviterò di nuovo. Grazie a te, Sarà un Lorenzo. piacere avervi ancora con noi. Grazie ancora, saluto Mattia, a presto, buona serata e arrivederci in un'altra diretta di Sparring. Buona Alla serata. prossima. Ciao. Ciao.